Ultimissime dal Giappone, con 2900 yen i pro di Samurai hanno scoperto che Milan non è una marca di spaghetti ma una fabbrica di vittorie calcistiche internazionali e che la zona non è una pizza. Arrigo Sacchi lo ha spiegato chiaramente e la videocassetta è andata a ruba. Ai rossoneri, fuori dalla cassetta giapponese, l'allenatore milanista dice invece che sul campo di San Siro bisogna tentare il tiro da tutte le posizioni. Il Bari, con Lupo tornante, Colombo arrembante e una poco digeribile marmellata a centrocampo, tiene testa ai rossoneri finché Gullit non inventa l'Eurogol che manda in visibilio la platea e il loggione. In attesa che Van Basten interrompa il suo digiuno da fakiro che dura da oltre 2 mesi, è Gullit a fare il cannoniere. Segnare contro la difesa milanista oggi è difficile, quasi come ottenere da Saddam il rilascio del Kuwait, anche se Cucchi scaglia il missile terra-aria. In piscina Gullit e Van Basten dimostrano di saper nuotare bene pure senza pinne. Il Bari comunque non è certamente in brutta giornata e si spinge avanti pericolosamente. E però guardate com'è il calcio. Se andasse dentro la palla di Carrera sulla punizione dell'egregio Colombo, il Milan ce la farebbe a vincere? E invece ecco qua. Il tiro di Stroppa viene deviato da Brambati ed il portiere del Bari non è per niente beato, anzi è desolato perché la partita termina qui. È amaro prendere certi gol. A parte Gullit, Van Basten e quelli che sono delegati all'offensiva, avanti va pure Baresi e si vede bene la famosa pasta del capitano. Salvemini aggiunge soda, la bevanda pugliese è sempre gradevole, ma al fixing le azioni rossonere vengono quotate 2-0. L'allenatore Baresi comunque è contento. Quello che mi preme sottolineare è stata la prestazione complessiva del Bari, che è stata ottima, ma è stata un'ottima partita secondo me su un campo molto difficile, ecco, cioè l'unica notazione che posso dire è di aver visto una buona gara dove entrambi hanno cercato di fare il proprio gioco, di imporsi, e si è imposto il Milan per forza e per capacità magari di aver trovato, di aver sbloccato la partita, ma il Bari lo ha fatto soffrire penso e il gol avrebbe meritato. Gullit, Eurogol? Un gran tiro? Sì, era l'unico cosa che potevo fare e fortuna, anche per fortuna è andato dentro. Ha ripreso a segnare così in continuazione adesso? È importante perché a San Siro è difficile fare il gioco che siamo abituati a fare e devi cercare i gol come questi, no?